Dalla mostra d'oltremare di Napoli, l'appello dell'Assemblea nazionale Wiltux a sostegno dei lavoratori dei settori turismo, commercio e servizi, circa 1.000 i delegati provenienti da tutta Italia per sottolineare l'importanza del rinnovo dei contratti collettivi e di affrontare la problematica dei salari bassi, una questione che riguarda circa 4 milioni di lavoratori. Il segretario generale della Wiltux, Paolo Andreani, annuncia un esposto alle procure per gli stipendi troppo bassi ai lavoratori della vigilanza armata e in generale denuncia lo scarso potere di acquisto dei lavoratori. Sul settore turismo risponde così. Il turismo è in piena ripresa, però il loro contratto non viene rinnovato. 6 lavoratori su 10 nel turismo lavorano con meno di 11.000 euro lordi all'anno. Questa è la situazione di un'industria turistica che si dice esserci, ma che c'è solo a parola. A parole, perché il lavoro dentro questo processo non è riconosciuto. Segretario, qui in campagna abbiamo ascoltato le associazioni di categoria. Si aspetta un boom turistico e manca il personale. Beh, se si offrono salari di 700 euro al mese con orari di lavoro che sono quelli del sabato e della domenica, è probabile che personale non se ne trovi. L'appello a sostegno della giustizia sociale arriva anche dal segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Il governo deve intervenire, deve costringere le controparti a mettersi al tavolo, a rinnovare i contratti, minacciandole eventualmente di non dare loro gli aiuti che lo Stato dà e che noi contribuiamo a pagare. 1.000 delegati in rappresentanza di tante persone che vogliono più giustizia sociale, che vogliono recuperare il potere di acquisto dei salari che è stato perso, che vogliono condizioni di vita e di lavoro compatibili con un nuovo Paese. Qual è la situazione dei lavoratori nel settore turistico, in un settore in espansione dove manca anche il personale? È una situazione drammatica perché manca il personale perché i lavoratori non si pagano in modo adeguato, manca il personale perché le offerte di lavoro che ci sono offerte di lavoro vergognose, manca il personale perché si continua a pensare che i lavoratori possono essere sfruttati se si rinnovano i contratti, se si applicano i contratti, se si pagano bene i lavoratori e le lavoratrici, vedrete che i lavoratori si trovano. All'Assemblea generale Wiltux ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha posto l'attenzione ad una maggiore tutela dei lavoratori in un settore in espansione come quello turistico.